posto di parlare democraticamente o e io le cose democraticamente ho accettato. Però prima di parlare di Europa, tema che è dell'incontro di questa sera, approfitto della presenza dell'onorevole Marco Di Lello per spostare per pochi minuti l'attenzione sulla politica nazionale. Dal fronte di questa campagna elettorale a livello nazionale si sta parlando molto di Europa e chiaramente come avviene da molti anni con toni molto aspri da parte di alcuni partiti politici e credo anche del PD negli ultimi giorni. Marco, senza giri di parole, io non trovo molti dubbi nei confronti della nuova classe dirigente del Partito Democratico. A me sembra di aver visto un film già visto. Vedo moltissime similitudini con le tecniche comunicative dell'era Berlusconi. Faccio solo piccoli passaggini. Ricordate l'elmetto giallo di Berlusconi? L'altro giorno, qualche giorno fa, Renzi, maglietta gialla, andando a visitare una grossa azienda che del settore benessere. Ora, spot praticamente di promesse fatte, Renzi negli ultimi giorni sta molto cavalcando su questi famosi 80 euro, si sta facendo la campagna delle europee con questi 80 euro. A Renzi tutti gli riconoscono la velocità delle decisioni. Io dico che questa velocità deve essere valutata con raziocinio e senso di responsabilità da parte specialmente della compagine socialista che è presente nel governo e nel Parlamento. E spero che Marco Di Lello possa occupare questo mio pessimismo nei confronti dell'attuale Partito Democratico. In poche parole, Marco, io credo che non ci dobbiamo fagocitare dal Partito Democratico, perché l'autonomia politica e organizzativa del Partito Socialista è sacra ed è inviolabile. Usami questo scopo. Ora chiaramente parleremo del motivo per cui siamo riuniti qua. Io ho accolto con grande favore la candidatura al Parlamento Europeo del Presidente Mario Centinaio, in quota socialista nelle liste del PD. Stasera l'ho conosciuto personalmente, come ti accennavo Mario, ma qualche contatto su LinkedIn l'abbiamo avuto. Chiaramente dopo Mario ci parlerà, ci illustrerà nei dettagli sul programma che intende portare avanti. So che il Presidente Servillo ha posto come pilastro fondamentale del suo programma il Mezzogiorno. L'obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze italiane e quelle del sud in particolare, attraverso una nuova fase, come la chiamo, di infrastrutturazioni tendenti a collegare il meridione, con particolare riguardo, dico, attenzione all'area nord di Napoli, dove Casoria dovrebbe essere il fulcro, collegandolo al mondo in modo da portare nuove energie e sviluppo economico al meridione e ai suoi giovani che stanno perdendo, abbiamo sentito qualche voce qua, anzi credo che l'hanno perso fiducia e speranza. Noi gliele dobbiamo dare questa speranza. Quindi, secondo me, l'Europa deve voltare pagina, come sostiene anche il Presidente. Credo che la medicina dell'austerità non ci porta da nessuna parte. Queste politiche di austerità ormai ce ne siamo resi conto tutti, aggravando la situazione. Queste politiche hanno trasformato una crisi bancaria in una crisi generale. Quindi ben vengono gli Eurobond, come diceva pure Don Francesco, per i paesi ad economia debole, tassazione delle rendite finanziarie, revisione del patto di stabilità per i comuni e altri enti locali per utilizzare i soldi che hanno a disposizione e investire e creare lavoro. Quindi stiamo parlando di riforme.
il Partito Socialista ha nel suo DNA il riconduce. La storia dei socialisti in Italia e nel mondo è lì a dimostrare una meravigliosa e sorprendente storia di riconduce.